E adesso dedichiamo questo articolo a Pamela Barretta e a Enzo Capo il giorno dopo. Io non ho commentato la puntata di ieri, in particolar modo Enzo Capo e Pamela Barretta, perché sinceramente mi sembrava un po' troppo recitata. E da quello che ho visto in televisione, mi sembra che il dubbio sia venuto anche a Maria del Filippi. Il dubbio che mi viene guardando le scene di ieri, è che in alcuni del Trono Over, l'amore è una cosa bella, ma le telecamere ancora di più. Non so se questo ragionamento valga anche nel caso di Enzo Bianco e Pamela Barretta, ma non vi nego che alla sottoscritta il dubbio è venuto. In ogni modo ieri alla fine, dopo la litigata, dopo le lacrime, dopo che a momenti sembrava che si stessero lasciando per sempre, alla fine, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione. Ma ovviamente quello che è importante è il dopo. Diciamo che quello che abbiamo visto ieri, in televisione risale a circa 10 giorni fa. Insomma, come stanno oggi le cose fra Pamela e Enzo? Pamela Barretta e Enzo Capo il giorno dopo. Beh, a giudicare dal post che ha pubblicato Pamela Barretta su Instagram, sembra che le cose siano andate bene. Foto di Pamela Barretta e il suo corteggiatore del Trono Over, uomini e donne, Enzo Bianco che il giorno dopo su Instagram scrivono: io penso che ci siamo scelti il primo giorno in cui i nostri occhi si sono incontrati per la prima volta. In ogni modo ieri si parlava del tempo trascorso il quale li rivedremo a uomini e donne. Ossia, lui ha detto qualche mese, lei ha parlato di una settimana, Gianni e Tina mi sembra che sperino sia per sempre se non altro per non rivederli in puntata, e voi che ne dite? In ogni modo, nel dubbio lo ribadisco, io tutto questo entusiasmo a lasciare uomini e donne Trono Over, non l'ho visto da parte di nessuno dei due. E voi? Vi è sembrata una scelta d'amore?